comando dei vigili del fuoco di Catania mancano ben 39 capisquadri. Ad aggravare la situazione ad aprile si farà un'altra mobilità con non conseguente perdita di 30 vigili permanenti e a breve si perderanno ulteriori 10 unità neoqualificati che saranno trasferiti in comandi al nord Italia, sede in cui vi è un soprannumero di capisquadri e di vigili permanenti. A denunciare questa situazione è il CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, attraverso il suo segretario regionale Giuseppe Musarra. Questa mattina il CONAPO ha partecipato a una riunione con il prefetto al quale è stata presentata la situazione, con la speranza che il prefetto possa fare da tramite con il Ministero degli Interni. Attualmente Catania soffre una carenza di organico grave. Nell'approssimare, diciamo, della stagione estiva è una situazione che non riusciamo con i numeri. Ricordo che dal 1 novembre noi soffriamo una carenza di 39 capisquadra. Ad aprile, il 2 di aprile, ci sarà un'altra mobilità fatta dei vigili permanenti, che perderemo ulteriormente altre 28 unità. Contestualmente ci sono 10 neocapisquadre che fortemente, in prima battuta io come regionale e anche tutti i provinciali, abbiamo detto all'amministrazione: lasciali a Catania, mi sopperisci la carenza dei capisquadra. 10 unità fanno, a differenza delle 39 mancanti c'è qualcosa. Non abbiamo risposte dal Viminale, quindi dal Ministero, dal nostro capo del corpo. Con il venire dell'estate la situazione è molto molto grave. Abbiamo collaborato tutte le sigle provinciali con il comando, purtroppo non ci sono risposte dall'amministrazione centrale, quindi è una situazione molto molto pesante. Noi facciamo turni di 27 ore continuative ed è grave, perché noi abbiamo il nostro contatto che parla di 12 ore lavorative, raddoppiando i turni siamo a 24, abbiamo 3-4 ore oltre il raddoppio dei turni, proprio per dare alla cittadinanza e a tutti, alla popolazione, il giusto soccorso. L'anomalia dov'è attualmente? Che abbiamo personale in esubero ai comandi del nord, vedi Milano, Torino, e le caserme vuote nel comando di Catania e anche in altri comandi, ma non come Catania. Quindi è una scelta fatta in maniera non omogenea a livello nazionale. Quindi abbiamo i vigili del fuoco che danno un soccorso pubblico di servizio di soccorso tecnico urgente al massimo dell'efficienza, perché avendo l'organico Milano, Torino ha il massimo del top come servizio. Catania purtroppo soffre questa carenza.